ti ringrazio innanzitutto di cuore per averci fatto visitare questo posto che è una meraviglia, 800 metri quadrati di storia d'Italia e non solo d'Italia, perché molti aggeggi, molti attrezzi, esatto, per quale motivo? Perché negli anni 50 mi diceva... Prima degli anni del boom economico l'Italia è stata un paese molto povero, sì, e quindi non c'erano soldi per comprare i giocattoli e in Italia circolavano pochissimi giocattoli, fino a 1900, quando c'è stato il boom, fino agli anni 60, i giocattoli, sì, erano molto rari, quindi per trovare dei giocattoli interessanti bisogna andare all'estero a vedere i giocattoli americani, inglesi, francesi, tedeschi, mm-hmm, che hanno fatto veramente la storia dei giocattoli. Sì, ci sono alcune ditte italiane che hanno fatto delle cose prendevoli, però siccome ne hanno fatti pochissimi, oggi quelle cose sono a dei prezzi inarrivabili, perché veramente un'automobilina fatta in Italia negli anni 30 non la paghi meno di 3-4 mila euro. Cavoli. Mentre invece la stessa qualità fatta in America la paghi 500, insomma, è 10 sì, volte sì, meno. Sì, sì. Quindi anche ai fini museali, per spiegare, io sinceramente non me la sento di spendere così tanti soldi per, appunto, anche perché non ha spesi proprio tanti pochi, mi pare, da quello che ho capito. Lei ha più o meno circa 5.600 giocattoli, pezzi. 5.600 pezzi, sì. Le posso chiedere approssimativamente di che valore? Bah, secondo lei è un discorso molto relativo, perché a doverli comprare oggi questi giocattoli, sì, ci vorrebbe mezzo milione di euro. Però se tu volessi venderli, sì, è tutto un altro discorso. Certo. Perché uno che te li compra in blocco ti offrirebbe un decimo del suo valore. Certo. Allora dovresti venderli uno alla volta. E certo, a cavallo ci vorrebbero decine di anni. È evidente che un prezzo è dato quando vai a comprare e un prezzo è quando vai a vendere. Certo. I prezzi sono molto indicativi, poi di cose così aleatorie come possono essere i giocattoli, effettivamente il prezzo è ben difficile. Anche perché, per esempio, adesso, in questi ultimi, sì, ultimo anno, sì, il prezzo dei trenini degli anni 50 e 60, sì, è improvvisamente crollato. Sapete perché? Sì. Perché con il Covid sono morti in Europa un sacco di persone anziane, che erano tutte persone che collezionavano quei trenini. Cavoli. Gli eredi li hanno messi in vendita tutti insieme e quindi l'offerta ha dilagato e i prezzi sono crollati. Ho capito. Un trenino che prima, 3-4 anni fa, costava 500 euro, oggi lo puoi trovare a 200. Ho capito. Un'altra cosa, per allestire una cosa del genere, cioè lei ha un museo di 800 metri quadrati, tutto tra virgolette a spese sue, nel senso che se li ha messi a casa sua. Sì, sì. E ci sono stati contributi regionali, contributi del comune, lei ha cercato di collaborare con degli enti? No, non esiste nessuna fonte di finanziamento pubblica. Ma non esiste proprio, ci sono dei bandi, sì, ai quali uno può partecipare, ma di solito sono fatti già su misura di qualcuno, gli amici degli amici. Addirittura ci sono tantissimi collezionisti che cercano di regalare qualcosa al loro paese e il comune, la provincia non li vogliono, perché lo considerano solo una seccatura, quindi nemmeno a regalarlo lo prendono. Quindi ci sono intere biblioteche che vanno disperse. Questa collezione andrà sicuramente dispersa, perché appunto quando io non ci sarò più nessuno la curerà e quindi verrà venduta a pezzi. E questo è il triste destino comune a tutte le cose in Italia. Un peccato veramente, perché è una passione che potrebbe anche, tra virgolette, dare valore, certo, al territorio, io al luogo. Io l'avevo fatto con l'idea, in Genova, di fare da volano per l'economia locale, perché una volta appunto questo è il più bel museo del giocattolo d'Italia, sì, la gente viene qua
Dopodiché non è che si limita a vedere il museo, poi andrà a mangiare da qualche parte, andrà a dormire da qualche parte, andrà a comprare un prodotto, il vino, l'olio, il burro, quello che diavolo è. La stessa idea che ho avuto io quando ho presentato il progetto al comune, perché è un progetto molto simile a quello che ho fatto io. Esatto, però sì. Questi progetti i comuni li guardano... Secondo lei per quale motivo? Per la sua esperienza? Perché sono segature, perché dovrebbero poi occupartene e non sanno come fare. Perché non riescono a trovare persone competenti per farlo, e sono spese, sono preoccupazioni, perché poi devono mantenere aperto, quindi ci vogliono i dipendenti costano. Nessuno ha mai pensato di utilizzare invece il volontariato, che in Italia appunto non si capisce perché c'è molto volontariato sociale, grazie a Dio, ma volontariato culturale pochissimo. E così... Nessuna istituzione culturale può campare solo con il prezzo dei biglietti, certo, perché non ce la fa, dovrebbe fare dei prezzi dei biglietti tali che sarebbe, certo, assolutamente fuori. Però appunto per questo che le istituzioni culturali dovrebbero essere aiutate, i sale da concerto, i teatri, i musei, tutte queste cose qui sono quelle che fanno, mettono in moto il turismo. Che poi in Italia... Buttare via centinaia di milioni, ma basterebbe stipendiare delle persone che tenessero aperti e curassero le occasioni che già ci sono. Noi abbiamo decine di abbazie meravigliose qua che sono chiuse tutto l'anno, aprono 15 giorni durante Ferragosto e basta. E c'è un intero anfiteatro romano che è chiuso perennemente perché non c'è un custode che lo possa mostrare alla gente. Basterebbe creare un'associazione, dare le chiavi a questa associazione con il numero del cellulare. Poi... Esatto, questo dovremmo fare. Purtroppo. E poi, tra l'altro, l'Italia è uno dei paesi che ha un maggior patrimonio culturale proprio per questo. Siccome c'è un eccesso, sì, a questo punto si tende. Perché fossimo in Burkina Faso, sì, è chiaro, avremmo solo questo e quello verrebbe valorizzato. Perché, certo. Qui in Italia, dovunque vai, inciampi in qualcosa, io vengo da Roma dove fanno certo, una buca per terra e viene fuori qualcosa di antico romano, no? Certo. Siamo pieni e, certo, e purtroppo tendiamo a, appunto, a... La ringrazio di cuore per l'intervista, di cuore, grazie, grazie ancora, grazie per la sua passione, per la sua... Ma rivediamoci.